siamo alla finale della terza ronda mondiale di Panzer. Finalisti Carlitos e Ripa. Tra yes. l'altro, con la chicca, Carlitos vincitore del campionato e Ripa è il vincitore della seconda speciale, quindi abbiamo uno specialista delle prove e il campione in carica del campionato. Eh sì, grande finale. 5, 4, 3, 2, 1. Partita. Iniziata la finale, Carlitos rosso. Carlitos che ha la gru. Vediamo qui la difficoltà di questa curva che ha avuto il carro d'arabba. No, questa volta. Perfetta. E fa bene anche l'attacco. Su Ripa che ha il discesone. C'è un passaggio stretto tra due case. Bene, l'ha fatto tutta. Bene. Bene, bene. Il buon Carlito su 70. La chicana 67 pari. 75 all'ora di velocità massima, ho visto. Ottimo uscito. Mica male. Ripa su 75. Carlitos alla salitella. Ecco, riprende l'ultima chicane, esce dalla porta della casa e si apporta la salita. Carlitos in piazza. Ripa sta salendo adesso. Lietissimo. Leggermente in vantaggio Carlitos, direi, E un paio di secondi. Ecco la curva stretta, la fa messa. Ripa parte con blu. Vediamo se è alla gru anche lui adesso. Oh, piccolo errore per Ripa. Credo che abbia perso molto. Però i Carlitos. Giusto. Tutto, 69, 70. 77. Io non so come faccio a caro i crediti di vedere 79 pari. Power unit della Mercedes. Non ne ho la più pallida idea perché è la destra velocità. Vabbè, andiamo avanti. Le singole entità. Ripa la curva. Carlitos concentratissimo. È l'ultima salitella. Carlitos è già alla salitella. Non si velocità. Lascia scappare un commento. Ha perso un po' di velocità, Ripa. Eccoli che si incrociano. Arrivano praticamente insieme tempi. Avrà un secondo di vantaggio. Arrivato. Io segno 2.34 e 20. 2.35 e 92. Mazzone. Ma Ripa è andato veloce, però questi sono tempi della Madonna. 2.34 e 20 tra l'altro dovrebbe essere il record del circuito. In teoria sì. 5, 4, 3, 2, 1. No, partita, cazzo. Partita la seconda manche. Sbagliato è partito prima, Carlitos. Sono partito prima. Rifiamo, rifiamo. Facciamo. Sorry. Ripa. Anch'io sono partito male, cioè sono partito e poi mi sono fermato. Anch'io. Non è stato regolare il conteggio. 5, 4, 3, 2, 1. Partiti stavolta, tutto giusto. Carlitos, in discesa, curvone, segue lui all'inizio stavolta. Curva tecnica e stretta. La sabbia. Ripa intanto ha fatto la curva in discesa difficile. Ripa ha messo il volante logico. Piccolo errorino di Carlitos. Una buca strana. Un gran turismo. Non credo che abbia perso grande velocità. No, ah, è finita. Ripa. Ha cercato l'impossibile. Ha trovato un buco. A volte va così. Fatino qualcosa. Fatino risica non rosico. Cambia il volante. Che veloce, ma. Carlitos prosegue la sua strada.
safe. No, attenzione erroraccio di minchia. Attenzione erroraccio di carico. Meno grave di quello che dico. Erroraccio. Insomma, è andato su due ruote. Rallenta. Rallenta, però. Rip, se non ti cristavi là. Oh sì, no. Beh, avevi l'occasione buona per ricordo, la attenzione, parte tutto il mezzo di giro. La concentrazione. Adesso caccio una tagliata alla Sky. Attenzione, Carlitos di Burbanea. Scesa, leggerissima drappata, ma non perde neanche anzi. Fa le curve con compasso, Carlitos. Geometra. Bella questa curva. Ripa sta andando bene. Sicuramente tempi più alti. 77 km orari. Con il rovino ancora di Carlitos che prende le dune che non si vedono. Ma direi che poco. Ripa si è rimesso in carreggiata alla grande. E qui sì. Troppo lontano. Carlitos sta arrivando. A zero doppietta, togliamo probabilmente doppietta. Attenzione della serata che c'ho il nos io. Premissione doppietta della serata. Senti, grazie Carlitos a man basse. Doppietta grandi, mannaggia, l'ho mancato. Sei mortaccio. Mi sono diventato ricco tutto d'un punto. Complimenti a tutti e due. Grazie Gervase, volevo Mami. Ringraziare Gervase per questa bellissima vittoria. Ripa! No! No!